Benvenuti a quello che probabilmente sarà l'ultimo video di quest'anno, almeno credo, e sono proprio contento che parli di una collaborazione gigante tra Random Film, quindi noi, Creatività Poliedrica, quindi loro, e la Shapeless Dance Company, quindi loro. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione. Spero di non aver dimenticato nessuno, perché veramente sta roba ha coinvolto veramente un sacco di persone. Ma senza indugio direi di iniziare subito con il video. Giornata interessante anche questa, che inizia sempre di buon'ora, e abbiamo già caricato un bel po' di roba in macchina, forse anche troppo. Allora, parole brevi, discorso conciso, giusto? Allora, stiamo andando in una scuola di ballo per fare un video a una dozzina di ragazze, credo, che faranno una coreografia a tema, direi, quasi Halloween, perché la canzone che abbiamo ascoltato nella preview sembrava di Halloween. Sì. Creepy, spaventosa, paurosa, cacassotto. Di tensione, va bene. Il video richiesto non è molto complesso da registrare, però noi comunque vogliamo fare le cose sempre fatte bene, poi partiamo con un'idea e alla fine diventa, cioè ci integriamo e ci mettiamo molto impegno, e quindi stiamo andando via praticamente con quattro luci, tutti gli stativi che ci vanno dietro, softbox, polistiroli per far rimbalzare la luce, modificatori, la nostra affidata XT3, il nostro affidato Crane che spero di vendere prima o poi e faremo un video praticamente tutto su gimbal, che adesso vediamo come gestire la luce in questo posto che comunque è sottoterra e quindi è praticamente tutto buio, e le poche parti dove entra luce naturale noi le oscureremo per avere il completo controllo della luce. Nel frattempo qua c'è una nebbia assurda. Clip con musica d'atmosfera con la nebbia. Siamo in viaggio quindi per una bellissima avventura e finalmente sono contento perché siamo in più persone e stiamo facendo le cose fatte bene, perché appunto ognuno ha il suo compito, chi ha scritto la storia, chi ha fatto la coreografia, chi ha fatto la musica su cui fare la coreografia, e poi ci siamo noi che siamo addetti a riprendere, a fare il video che raggruppa tutta questa storia. Attenzione, special guest. Salve, buongiorno. Non sapevamo che venissi, però è una bella sorpresa, così ci aiuti a scaricare il fiorino. Io sono venuto qua solo per scaricare il fiorino. Ah, ok. Dei vinili sciolti? No, a sinistra. A destra c'è il bagno di solito, fondo destro. Manager. Questo video praticamente sarà gestito tutto quanto dal regista Filippo, Nora, nonché Pippo, detto Nora dei poveri, che andrà in giro a intervistare le ballerine per me, per conto mio, e dopo mi darà tutti i numeri. E... ma per chi fa il regista? Perché non si fa un cazzo di altro? Come lo piega? Hai mai maneggiato una cosa così grande? È una domanda bruttissima da dire. Ciao, qui abbiamo una compilation Marco, abbiamo Marco e Marco. Come ti senti? Ciao, vieni qua. Parla con te stesso. Sono ancora sano. Ciao Marco Zellot, cosa stai facendo? Un frame in mezzo alla scala. Questi momenti non tornano. Guardalo, guarda. Raccontaci la tua emozione. Ciao, buongiorno. Ti senti un po' emozionata per oggi? Sì. Ok. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ciao, io sono Jack, detto anche Jack. Sei emozionato? Sì, molto emozionato di essere qui su T-Max. Balli paurosi. Ciao, buongiorno. Com'è la prima emozione del mattino? Non avrei mai cioè, guardate quanta roba butte. Cioè, guardate. Campi sei proprio in mezzo al cazzo. Dove posso mettere addosso una finestra, ricordatevi di me. Qui è. Cosa si prova a stare in questo ruolo? Allora, la sonno si fa un po' sentire. Siccome c'è un grande detto, il posto dove essere più nascosti è la luce del sole. Mi sono messo alla luce del sole. Padre, ho veduto la luce. Siete emozionati? Siamo molto, molto emozionati. Molto emozionati. Molto. Molto emozionati. Cosa siamo sente? Molto curiosi perché questo setting ci crea un po' di straniamento, no, diciamo. Questo setting ci mantiene giovani. È questo il trucco per la giovinezza? È questo il trucco per la gioventù. Gioventù, ecco. È detto da me. Alla fine la polizetta
Dopo le ricordiamo, vediamo come riusciamo a fare. Allora, per lei che ha creato questa base musicale, com'è l'emozione di vedere una sua base musicale ballata? È molto molto forte. Si sta un po' indietro. Lei è un compositore da quanti anni? Tanti anni, non è che sono neanche un compositore. Avvocato. Cioè, faccio un po' quello che capita, no? Se mi capita di comporre una musica, compongo una musica. Poi vedere l'emozione di qualcuno che la balla, di qualcuno che riprende con tutte le luci, eccetera. Non so se riesco a contenerla, non so se riesco a contenerla. Come potete notare, per tutta la mattinata noi videomaker abbiamo lavorato mentre i creativi continuavano a gironzolare senza meta, ma è stato un bene perché almeno avevo queste riprese di back per farvi vedere come abbiamo operato. In realtà la parte più lunga e complicata è stata preparare il set, quindi gestire le varie luci, capire il posizionamento e fare spazio per appunto le ballerine. Poi in realtà abbiamo solo cercato le inquadrature migliori e direi che tutto è andato bello fluido senza troppi intoppi. Prima sessione di ripresa tutta, stiamo ricontrollando un attimo le clip. Sta andando bene anche se non è semplicissimo. No, non so, nessuna delle riprese che c'è su questa scheda la conosco, perché se l'hanno presa in mano tutti questa videocamera, quindi mi diverterò un sacco a montare questo video, te credo. Voglio vedere quando scarichi 800 giga di materiale. Già. Non ho molte clip purtroppo della seconda parte delle riprese, ma abbiamo fatto delle storie, quindi qui potete vedere che da buon videomaker abbiamo utilizzato anche il treppiede e non solo il gimbal. Abbiamo fatto anche alcuni dettagli per riuscire a staccare un po' dalla ripresa, diciamo, piano sequenza che avevamo fatto con il crane. Ho fame. Purtroppo appena abbiamo finito, diciamo che era un po' tardino, quindi abbiamo smontato le nostre cose in fretta e siamo ripartiti. Stiamo tornando a casuccia. Devo bella dire, giornata. Si è aperta una bella giornata. Aspettate. Stavo dicendo, è stata una bella mattinata e devo dire che io mi sono divertito. Sì, cioè, è stato divertente. Le ballerine molto brave, si sono prestate molto anche alle inquadrature, come dirigevamo praticamente il video, quindi sì. Devo dire che ci siamo trovati molto bene e spero che anche loro si siano trovate bene con noi, insomma. Vabbè, certo. Il pomeriggio apriamo, guardiamo, montiamo, esportiamo, finiamo. Questa in realtà è stata una collaborazione sia con appunto questa scuola di danza, ma anche con Creatività Poliedrica, perché queste inquadrature. Infatti vi invito ad andare a vedere il loro profilo Instagram, perché uscirà, o è già uscito molto probabilmente, oltre al video che abbiamo realizzato questa mattina, ma anche l'intervista dei creatori della coreografia, che sono appunto insegnanti, se non sbaglio, dei fondatori della Shiftless Dance Company. Esatto. Se volete sapere di più appunto di come è stato realizzato, coreografia, scrittura e tutto, vi invito ad andare a vedere il loro profilo. Direi che con queste inquadrature orribili si può concludere qua il video. Io, se vi è piaciuto, mettete mi piace, andate a seguire tutti quelli che abbiamo nominato e trovate tutti i link sotto, ovviamente. E noi ci vediamo nel prossimo video. E noi ci vediamo ad un altro video.